Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, nel pieno della stagione estiva, ha intensificato i controlli a contrasto del commercio illegale di prodotti contraffatti e non sicuri. Gli obiettivi sono, da un lato, il costante presidio delle spiagge e degli altri luoghi dove i venditori abusivi possono trovare il maggior numero di acquirenti, e dall'altro cercare di intercettare a monte l'approvvigionamento della merce contraffatta in arrivo nell'isola. Proprio in questo contesto, negli ultimi giorni sono stati portati a termine più interventi da parte del gruppo di Olbia, della compagnia di Sassari e della tenenza di Porto Torres. I militari di Porto Torres hanno controllato un cittadino senegalese che trasportava sulle spalle un voluminoso pacco, risultato poi contenere 150 articoli di pelletteria tra borse e cinture, contraffatti e recanti i marchi di prestigiose case di moda internazionali, probabilmente destinati alla vendita nelle spiagge della Costa Smeralda, che il soggetto intendeva raggiungere. I militari del gruppo di Olbia e della compagnia di Sassari hanno invece sequestrato in collaborazione 8 smartphone contraffatti di alta gamma e dei più noti brand del settore. In particolare, nel corso di un controllo su strada è stata fermata un'auto condotta da un giovane di origine campane che deteneva 2 smartphone ancora confezionati con numerosi scontrini fiscali di un noto gruppo della grande distribuzione di articoli high-tech. Insospettiti dalla circostanza, i finanzieri hanno approfondito il controllo rilevando discordanze tra i codici IMEI, incongruenze negli scontrini fiscali, e hanno rilevato anche che i telefoni erano stati spediti in Sardegna in diverse filiali di uno spedizioniere. I riscontri presso le filiali di Sassari ed Olbia dello spedizioniere in questione hanno permesso di sequestrare altri 6 smartphone contraffatti e verosimilmente pronti per la vendita ad ignari turisti delle coste del nord Sardegna. Gli interventi hanno portato alla denuncia dei 2 soggetti per ricettazione per il reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi. È in corso un'attività investigativa ad ampio raggio, condotta anche grazie agli input dei reparti speciali del corpo, con la finalità di individuare ulteriori fattispecie di traffici illeciti e contrastare la vendita abusiva di merce contraffatta, a tutela dei contribuenti che operano nella legalità in questo periodo di rilancio dell'economia del paese. L'attività di controllo in questione sarà condotta in tutta la provincia di Sassari attraverso un ingente dispiegamento di militari, sia lungo i litoranei e le spiagge che nei luoghi di arrivo e di smistamento della merce. Venerdì notte gli agenti della sezione volanti hanno tratto in arresto per il reato di rapina un 32enne nordafricano con precedenti di polizia e denunciato un cittadino pachistano, anch'egli 32enne, anch'egli con precedenti di polizia. Gli agenti sono intervenuti a Predanieda, nei pressi del centro commerciale Tanit, dopo che un utente ha allertato il 113 per un'aggressione in atto. Sul posto gli agenti hanno preso contatti con un cittadino sudamericano esercitante la professione di meretricio che ha dichiarato di essere stato aggredito e percosso da 2 individui che, con la scusa di una prestazione sessuale sotto la minaccia di un coltello, dopo averlo ferito ad una mano, si sono impossessati del suo telefono cellulare e della borsetta contenente alcune decine di euro. Gli agenti, dopo aver effettuato gli accertamenti dello stabile in abbandono dove i 3 si erano appartati, sono riusciti a rintracciare uno degli aggressori, che è stato tratto in arresto ed accompagnato presso gli uffici della questura, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Nel proseguo dell'attività, qualche ora dopo, è stato rintracciato anche il secondo aggressore, che, accompagnato presso gli uffici della questura, è stato denunciato in stato di libertà. Sabato mattina il nordafricano è stato accompagnato al carcere di Bancali, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Ben ritrovati. Oggi l'ultimo degli incontri con gli assessori in questa cavalcata che abbiamo fatto in questo periodo per conoscere gli assessori e tutto ciò che hanno potuto sviluppare in termini di lavoro a Palazzo Ducale in questo primo anno di mandato. Oggi è con noi l'assessore Rosanna Arru. Buongiorno assessore, ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Rosanna Arru, assessore alla cultura e... poi? Sì, cultura, turismo, politiche educative, politiche giovanili, sport e pari opportunità. Basta così, sì, non basta, ne abbiamo basta. Altri, no? No, mi pare anche abbastanza corposa. Corposa, la delega è corposa, esatto. Coerente. Quando si parla di cultura, ovviamente per Sassari non si può fare a meno di parlare di Candelieri. Tra l'altro lei...
lo scorso anno si insediò proprio immediatamente a ridosso di quella che era la Veltamanna. Abbiamo visto com'è andata, c'erano stati dei tagli abbastanza dolorosi, però la festa si è tenuta in maniera regolare. Partiamo da lì, poi arriveremo a quello che magari potrebbe accadere quest'anno nel caso. Partendo da lì, che edizione è stata per lei quella lì, visto che era la sua prima da assessore, e quali difficoltà ha potuto riscontrare immediatamente? Beh, più che difficoltà è stata una veramente emozionante, perché per quanto io conoscessi la festa come tutti i sasseresi, ne fossi anche, diciamo, una convinta, cioè diciamo estimatrice, viverla in quella posizione nuova da un certo punto di vista quasi di protagonista, perché poi l'assessorato alla cultura è quello che davvero organizza dal punto di vista operativo tutte le attività, è stato coinvolgente e emozionante, ed è servito tanto per avvicinare tutto il mondo e tutta la città, perché attraverso i candelieri veramente uno si rende conto di avvicinare la città. Cioè, se è bella la farada, altrettanto belle, forse per me sono state più importanti le vestizioni, perché proprio quel giro nelle varie sedi degli obrieri è stato significativo, ma soprattutto è servito a capire che davvero i candelieri sono centrali in quello che è il nostro programma culturale, ovviamente accompagnato da tutta un'altra serie di iniziative e di attività sul quale avevamo iniziato a impegnarci tanto, perché ci crediamo molto, no? In questo risveglio della culturale. Stiamo continuando a lavorare, ma siamo stati davvero molto segnati dall'esperienza Covid, perché se c'è un settore che davvero in tutta Italia credo che si avverta sta soffrendo molto di questo momento, e quello è la cultura, lo spettacolo. È quello che è più in ritardo nella ripartenza. Esatto, proprio per questo. Noi stiamo cercando anche ultimamente, con una Sassari estate, di provare a ripartire nella dimensione locale, apprezzabilissima peraltro, per vedere di dare proprio la possibilità al settore di esprimere anche le proprie potenzialità, le proprie aspirazioni anche, perché sparire per un anno dal palcoscenico è sempre difficile. Stiamo ripartendo, ci sono tante cose che mi sembra si siano messe in moto in maniera positiva, tanta disponibilità da parte degli operatori, e così in una maniera strana ci ritroviamo ai candelieri anche quest'anno. Tutti altri candelieri rispetto alla tradizione trascorsa. Possiamo dire che questa ripartenza, torniamo al pre-Covid, sì. Questa ripartenza è un buon segnale, lo ha già dato già dal periodo di Natale, dove abbiamo visto un Natale abbastanza ricco, di finalmente la città si è ripresentata, illuminata, ha dato un senso un po' diverso al Natale. Ecco, qui mi dà l'opportunità di spiegare, così come amministrazione stiamo pensando a questa ripartenza culturale. Una ripartenza culturale che deve essere il più possibile aperta e corale. Per cui, citato il periodo di Natale, lì abbiamo avuto un momento, diciamo, di sinergia con le attività produttive, con l'assessore Lucchi, ci siamo molto impegnati diciamo, l'organizzazione dei centri commerciali naturali, credo che lui questo l'abbia già spiegato, e attraverso quella sinergia e quel lavoro congiunto siamo riusciti, con la collaborazione appunto di tutta la parte commerciale, a far ripartire la città sotto il profilo delle feste natalizie. È stata una prima esperienza, naturalmente sappiamo che può essere migliorabile, raffinabile, però positiva. E avevo già preso un impegno con tutta la cultura, diciamo, con tutti quelli che sono gli operatori culturali con i quali mi sono incontrata più volte, perché si ripartisse a gennaio con una programmazione importante che coprisse tutto l'anno. L'abbiamo fatto, e poi a febbraio ci siamo anche fermati. Però non abbiamo
cambiato indirizzo, perché cosa stiamo facendo adesso? Siamo ripartiti da lì, manifestazioni, abbiamo individuato spazi, perché obbligati, un po' perché lo spazio, e soprattutto lo spazio come una piazza, un luogo aperto, è un po' simbolico in una città, è il luogo degli incontri, o un po' perché ci ha costretto all'emergenza, abbiamo individuato delle piazze. Io sono molto contenta del risultato, per esempio, ottenuto in Piazza Moretti, ne abbiamo fatto quasi un piccolo teatro all'aperto, e poi una manifestazione di interesse, hanno risposto davvero in tanti, sorprendendoci quasi con tanta vivacità e con tanta voglia di esserci. E quindi sullo stesso filo conduttore, cioè aprirsi il più possibile, invogliare veramente alla partecipazione, questo è l'indirizzo che abbiamo intrapreso, diamo i servizi come amministrazione, chiediamo in cambio l'attività artistica, gli eventi, la musica, il teatro, ma di questo devo dire la città è ricca. E ha sempre risposto anche sì, sotto questo aspetto. E infatti, in virtù di quello che ci ha appena detto, è saltato fuori un ottimo cartellone per quanto concerne Sassari Estate, con un centinaio di manifestazioni circa che andranno dalla metà di luglio fino ad arrivare alla metà di settembre. Sì, sa cosa mi piace di questo cartellone? Che in realtà è diciamo ricco sotto il profilo dei generi, perché abbiamo teatro, sì, molto variegato. È molto vario, sì, c'è il teatro dialettale, ma c'è il teatro classico, c'è la musica, e ci sono i reading, i libri, i testi, qualcosa per i bambini, e devo dire anche il target musicale va, spazia, ci sarà Babula magari per un pubblico un pochino più diciamo raffinato, ci sarà, cioè, devo dire, carino. Si riesce ad accontentare, si riesce, tutti. Io spero ad accontentare, ovviamente dei numeri che l'emergenza ci sta imponendo, che sono numeri molto ristretti, parliamo sempre di 200 persone come massimo, se escludiamo lo spazio più grande privato ma messo a disposizione su Piazza dei Segni. Non è stato facile organizzare tutto questo perché ci sono davvero molti limiti, però io sono per adesso sono soddisfatta del cartellone, poi vediamo se potrò a fine stagione essere soddisfatta anche della partecipazione da parte dei cittadini. Per adesso i riscontri sono buoni, andiamo avanti così. Mi ha colpito una cosa che lei ha detto poco fa, lei ha parlato di sinergie, un'altra cosa che mi ha colpito ovviamente in senso positivo è che lei, vabbè, in ordine di apparizione qua nei nostri studi è stata l'ultima, sì, come assessore, ma ripeto, sono in termini di apparizione ovviamente. Ciò che mi ha colpito seguendo un po' tutti gli altri assessori è questo lavoro di squadra, dove tutti sono riusciti proprio ad identificarsi e a metterlo quasi come se fosse al primo piano, in primo piano nella gestione dell'amministrazione comunale. Avete lavorato proprio di squadra. Guardi, questa è una cosa di cui siamo molto, molto, molto contenti e soddisfatti, perché un po' per quello che è stato il mio lavoro in passato, e sono degli amalgami questi che si vengono a formare, un po' imprevedibili, succede anche nelle classi, non nei consigli di classe. Quindi una giunta, il sindaco ha messo tutto il suo impegno nel cercare di motivarci, di attribuirci le deleghe ad ognuno di noi più congeniali, ma poteva non essere una squadra così affiatata, non è mai dato per scontato. La squadra, per il momento, devo dire, funziona, ci lavoriamo molto insieme, sì, davvero tanto, e ci sentiamo tutti i giorni, a prescindere dai momenti di giunta. È facile per noi tutti i giorni sentirci e lavorare insieme. La mia delega poi impone la sinergia, perché se cultura non può fare a meno di attività produttive e di lavori pubblici, manutenzione in questo caso. Io ho chiesto grande aiuto per l'organizzazione di queste piazze, sia ai lavori pubblici che all'ambiente, che al SUAP, perché ne avevo proprio necessità. Ho trovato risposte immediate da parte dei miei colleghi, che hanno trasferito poi le richieste nei loro settori. E non parliamo poi delle politiche educative, perché lì le scuole, se è vero che fanno capo all'assessorato istruzione dal punto di vista della manutenzione,
sono tutte a capo dei lavori pubblici e con l'assessore Meazza non c'è giorno, diciamo, in cui non ci si senta per mettere a punto proprio questo tipo di interventi. Questo è ciò che aiuta in un momento che è davvero molto impegnativo, lo è diventato di più per la situazione ben nota, l'essere insomma uniti e lavorare insieme ci aiuta e ci dà uno Ecco, spinta in più, ecco, che sembrerebbe l'impegno. che per la metà di settembre ripartano le scuole, questo se ne discute tanto in questi giorni col ministro Azzolina, eccetera. Sì. E a Sassari la situazione com'è in Guarda, virtù di quella data? sì, allora ci stiamo lavorando tanto, nonostante sia difficile seguire gli aggiornamenti dei vari DPCM o delle decisioni ministeriali, perché c'è stato un momento in cui pensavamo di fare delle cose che invece non faremo, mi spiego meglio. Già in epoca Covid, devo dire già a marzo, appena ci si è orientati un po', perché il primo momento è stato drammatico. Abbiamo messo a fuoco che la scuola, la riapertura delle scuole sarebbe stato un momento critico. In giunta si è dato spazio, disponibilità, attenzione a questo aspetto. E quindi abbiamo immaginato immediatamente di dover capire e organizzare i nostri spazi, mappatura dei locali. Siamo partiti da lì, appunto, con i lavori pubblici, serrati incontri. E con loro e con i dirigenti scolastici previste poi dal DPCM, ma noi eravamo già esattamente su quella linea, quindi conferenze di servizio con i dirigenti scolastici, lavori pubblici. Devo dire, gli spazi, che sia tutto perfetto, però ragionando e lavorando, mi sembra che se noi procediamo, e lo stiamo facendo, con lo sgombero di alcuni locali, con delle manutenzioni light, come si chiamano, le stiamo chiamando adesso, tipo gli ingressi differenti, oppure gli infissi che possano garantire un bel ricambio d'aria, qualche tramezzatura, diciamo, di locali che non comunque certo le palestre, ecco, voglio dire, senza far perdere quelli che sono gli spazi vitali di una scuola. Gli spazi sembrano tutto sommato esserci. Se escludiamo una situazione un po' più critica agli punti, ma stiamo anche lì verificando con la dirigente, questa settimana ci concentreremo su quella situazione. Poi noi eravamo pronti anche a comprare gli arredi, perché così ci avevano detto, ecco che li compra lo Stato. Su questo non ho una risposta, perché i conteggi che abbiamo fatto con i dirigenti scolastici sono importanti. Io spero che lo Stato arrivi con questi arredi, perché noi ci stiamo comunque preparando a degli interventi supplementari, diciamo, dell'ultimo minuto, ma su questo non siamo, ahimè, noi a rispondere. Noi risponderemo sugli spazi e ci stiamo lavorando. Lavoreremo sui trasporti, ci stiamo lavorando. Abbiamo già visto, sentito, i gestori della mensa che stanno facendo i loro sopralluoghi, e credo che anche questa ripartirà tranquillamente. Una ripartenza che, se sarà tutto come sembra adesso, dovrebbe essere una buona ripartenza. Spero che non ci sia un aggravarsi della Quella è situazione, la che prima davvero arrivino cosa. gli arredi, perché se c'è stata una grande, grande difficoltà è la poca attenzione ai bambini, ai giovani, io particolarmente, poi mi occupo della scuola fino al primo grado, e hanno proprio bisogno di tornare a scuola. La didattica a distanza è un'esperienza che non possiamo più trascurare, che dobbiamo anzi tenere viva e semmai avvalorare, ma non basta da sola. Questo mi sembra che sia chiaro a tutti, va accompagnata dalla presenza e un qualcosa in più, ma non può essere la sostituzione della vita scolastica. I bambini hanno proprio bisogno di quella socialità, lo stavo dimostrando. Lei non ha idea di quanto siano rimasti contenti nel rientro nei centri estivi. Sorpresa positiva anche questa, perché Beh, davvero. Quindi aspettiamo, se tutto va così, non sono proprio preoccupatissima sull'inizio delle scuole. Credo che si possa insomma, siamo iniziare. fiduciosi su un ritorno alla Sì, io normalità penso di abbastanza. sì, con la collaborazione di tutti, delle famiglie, ma le condizioni in questo momento ci sono, ecco. Allora, facciamo un attimino un piccolo
dialogo su quello che invece è il prossimo appuntamento, dove il Comune purtroppo non potrà dire più di tanto la sua per quanto riguarda i candelieri, certo, perché quest'anno ormai è ufficiale, la discesa non ci sarà per motivi prettamente di carattere, insomma, prettamente garantire ai cittadini, evitare gli assembramenti e tutte queste cose qua. Ma ancora non si ha contezza di quello che poi sarà veramente ciò che accadrà il 14 agosto. Fermo restando, ci sarà lo scioglimento del voto, ma dettagli in più ancora a voi proprio con quanto comune non è dato sapere. No, allora, intanto diciamo che a un certo punto ce ne siamo fatti una ragione nell'assenza della Farada, quando abbiamo iniziato a vedere che non si faceva il Palio di Siena, non sono scesi i ceri a Gubbio. Io ho avuto un collegamento con Nola, i Gigli di Nola, cito questi perché sono i nostri, certo, diciamo, quelli che sì, insieme a noi fanno parte delle compagni del viaggio UNESCO, esatto, perché insieme a noi sono nella rete delle macchine a spalla, anche loro hanno proprio, come dire, rinunciato alla, quindi ce ne siamo fatti una ragione. Quello che a noi interessa, ma a questo punto di vista, sia il Vescovo che l'intero gremio ci danno sicurezza, è che il voto religiosamente sarà sciolto. E questo è sempre il momento più toccante, ci fa piacere. Cos'altro si può fare? Non è una diretta competenza del mio settore, benché all'interno dell'amministrazione lo sia, mi spiego meglio. La decisione finale compete al Vescovo e all'intergremio, e so che l'interlocuzione è ancora aperta, c'è proprio una, ci sono state le riunioni della commissione proprio per chiarire esattamente questo momento. Fare quanto di più di meglio si può fare, perché c'è sempre quella grande attesa, però io personalmente, come assessore alla cultura, non sono più informata di tanto. Pronti a fare la nostra parte? Sì, così anche il sindaco, ovviamente. Noi siamo molto importanti sotto il profilo dell'operatività della festa, e quindi quello che dovremo fare lo faremo. Ci sembra purtroppo che sia poco quello che ci rimane da fare. E ne colgo l'occasione per dire che i candelieri sono un po' il centro nella nostra idea, no? di cultura identitaria, perché poi pensando bene a quello che può essere l'obiettivo di mandato, no? Cosa ho pensato insieme alla giunta, insieme al settore, ai dirigenti? Sassari ha tre grandi cose da, diciamo, le chiamo cose per adesso, poi le chiariamo meglio, da apprezzare e valorizzare. Il primo sicuramente i candelieri, l'UNESCO non per niente li riconosce patrimonio immateriale. Io li definisco un monumento itinerante. Sono un monumento itinerante, però poi c'è anche il padiglione Tavolara e c'è anche Monte d'Accoddi. Sono tre cose diverse ma altrettanto importanti, perché è vero che Monte d'Accoddi è la nostra. Ci sono città che avrebbero fatto faville con Monte d'Accoddi, e noi speriamo di riportarlo a quella importanza, non solo locale, anzi Monte d'Accoddi deve vivere proprio un'importanza che è nazionale, internazionale, regionale, nazionale, internazionale, un monumento meraviglioso, affascinante. Anche quello dobbiamo comunque riportarlo ai fasti che merita, o portarlo se mai c'è stato. Poi c'è il padiglione Tavolara, che è uno dei grandi edifici del nostro Novecento sotto profilo architettonico, il MIBACT gli dà il giusto apprezzamento, e lo colleghiamo anche alla cavalcata, no? Perché sì, in qualche modo il bassorilievo esterno, un po' quello che è stato l'artigianato, la sede del nostro artigianato. Speriamo di riuscire in quest'altro obiettivo, che è quello di fare del Tavolara, insieme alla regione che è titolare dell'edificio, ma anche del progetto, e farne un bel museo dell'artigianato e del design. Le condizioni ci sono, noi adesso cominciamo ad avere la possibilità di utilizzarlo, ci hanno dato già questa possibilità, lo possiamo utilizzare, spero a breve, insomma, stiamo chiudendo definendo gli ultimi aspetti per eventi che possono comunque essere belli nel nostro autunno cittadino, magari quella famosa cavalcata, quei temi della cavalcata rivisitati prima della cavalcata 2021, e poi ripeto i candelieri che lei giustamente diceva,
monumento itinerante, itinerante davvero, perché sono tanti luoghi della città legati ai Sì, candelieri. perché di In solito. Piazza Castello si parte e i gremi hanno le sedi, stiamo lavorando molto perché i gremi abbiano tutte le loro sedi all'interno delle mura, Esatto. anche in quello siamo a buon punto. Sempre uno stop obbligato, ma stiamo ripartendo. C'è Santa Maria, c'è veramente la frumentaria dove l'ITI, il progetto integrato che noi abbiamo, diciamo, preso in carico, prevede un museo dei candelieri. Quindi davvero c'è tanto da lavorare su questo, e lavorare magari allargando il momento, non solo il 14 agosto, ma attraverso un itinerario del centro storico, tutti i momenti possono essere il momento dei candelieri, scoprire che questa bella realtà che la nostra città da anni, diciamo, vive e alimenta. E infatti abbiamo di questi giorni la notizia, noi avevamo già un progetto molto interessante con la Fondazione di Sardegna, che ringrazio ancora in questa sede perché ci supporta molto nelle nostre attività culturali. Il progetto che avevamo già approvato la Fondazione di Sardegna prevede diciamo un connubio nuovo, la tradizione dei candelieri con l'innovazione tecnologica. Ci stiamo lavorando, sono convinta che sarà anche questa una bella partita, un bel risultato. Ne parliamo se possibile quando abbiamo già raggiunto il momento, però credo che questo potrebbe essere in questo momento ciò che ci distrae dall'assenza della Farada. Ecco. Ci prepariamo ad un 2021 che speriamo ancora meglio, insomma, magari quest'anno di pausa ce la farà davvero apprezzare, se possibile, di più. Ma io mi auguro che, come sempre accade, dai momenti più bui, dai momenti più tristi, siccome dopo ogni temporale torna Sì. sempre il sole, la speranza è che questa volta il sole sia più brillante possibile, più caldo possibile. Certo. Quindi i presupposti ci sono perché Ricordiamo, c'è la volontà soprattutto. sì, assolutamente. Ricordiamo che la parola crisi non è una parola negativa, mi pare. Spesso la crisi è soltanto la partenza di qualcosa di È un nuovo, è rilancio, un è un rilancio, sì. rilancio, è la base di un Stiamo rilancio. cercando in tutti i modi, ha visto, adesso abbiamo aperto la biblioteca, abbiamo le Sì. aperture. Anche questo sono piccoli segnali che dicono tanto. Mi sono accorta perché ha avuto un bel riscontro, mi ha fatto piacere anche questa vivacità. Abbiamo già pronto, anche questa è una bella cosa. Sa che avuto il premio Città di Sassari che legge, Sì. diciamo, presentato il progetto. Settembre ci trova pronti per un percorso che ricordi la figura di Salvatore Manuzzo, ma che ci permetta anche di rivedere la nostra città come città letteraria, topos letterario. Anche questo è affascinante. Quindi abbiamo, diciamo, qualcosa di bello in serbo perché la città offre tanto. Va bene, mi auguro di poterci rivedere anche nella situazione che Sì, ci sarà consentita sono per sicura. i candelieri, per quello che si farà dei candelieri. Noi ovviamente restiamo in attesa con tutti i sassaresi di poter conoscere quello Certo. che sarà il programma, che poi la curia, Sì, l'intergremio, l'intergremio. anche il comune, per quello che Certo. gli può competere, metteranno in Sì. essere. E noi ovviamente ci saremo. Mi piace Certo. salutarla, a parte ringraziarla per Certo. essere stata con noi, mi piace salutarla con una frase che ultimamente purtroppo si è sentita poco, a cent'anni. Sì, siamo pronti, la Sì, pronunceranno altri per noi, ma ce lo solitamente in questi diciamo. giorni, negli Sì, altri anni, la è città vero, era invasa da è tamburi, vero. Sì. prove di candelieri. Quest'anno, sotto questo aspetto, c'è molto silenzio. Ci è mancato davvero, adesso lei mi fa ricordare davvero, questa è una cosa perché era un bel accompagnamento alla festa, Assolutamente sì. c'erano tutti quegli angoli che vivevano, c'erano davvero degli appuntamenti, però sarà 100 anni, io la ringrazio perché è sempre una bella occasione poter raccontare un po' quello che si è fatto, sono tante le cose, ce ne siamo dimenticate tante, ma va bene, avremo occasione Beh, per assolutamente ricordarle. sì. Però è bello, è piacevole, a un anno esatto, perché poi siamo un anno esatto, no? Dall'inizio di questa esperienza, parlarne. Ci sarebbe piaciuto magari non avere alle spalle l'emergenza sanitaria,
ma siamo qui a 100 anni anch'io. Abbiamo detto che si potrà ripartire più forti di prima. Sì. Grazie, sì. Assessore, per essere stata con noi. Sì. Bene, ringraziamo quindi l'assessore Arru per essere stata con noi, tante grazie davvero. Concludiamo qua questa, chiamiamola cavalcata, visto e considerato che c'è la presenza dell'assessore alla cultura, questa cavalcata che ha visto protagonisti tutti gli assessori in questo primo anno di mandato a Palazzo Ducale. Con loro abbiamo concluso, il prossimo appuntamento rinnovato è con il sindaco, con il professor Campus, perché poi tireremo le somme anche insieme a lui, naturalmente senza dimenticare che a seguire daremo la parola anche alla controparte politica, perché ovviamente noi siamo pluralisti e diamo voce a tutti. Grazie ancora, Assessore. Grazie. Con voi vi l'appuntamento saluto. È rinnovato, alla prossima. L'erba cipollina o aglio selvatico cresce spontaneamente anche nei terreni umidi e calcari della Sardegna. Appartiene alla famiglia delle aliacee, è una piccola pianta aromatica e perenne e bulbosa. Può essere coltivata e tende a formare grandi cespugli. Si sviluppa da piccoli bulbi, in cespi di lunghi fusti arrotondati e cavi, alti circa 25 cm. In primavera e in estate produce dei bei fiori simili a quelli del trifoglio ed è un'attraente pianta da bordatura. In inverno le piante muoiono, specialmente con le bassissime temperature, se non sono coperte almeno con un po' di paglia. Dell'erba cipollina si usano le foglie, fragranti e croccanti, che si possono raccogliere tutto l'anno, recidendole alla base. Si consumano fresche, purché non si facciano seccare per evitare di perdere tutte le proprietà nutritive, oltre che il sapore. L'erba cipollina è ricca di vitamina C, fosforo e potassio, ha proprietà depurative e antisettiche, oltre che cardiotoniche e stimolanti per l'idratazione sanguigna, molto utili per il cuore. Gli antichi romani la usavano come rimedio contro le calvizie. Gli oli essenziali contenuti nell'erba cipollina hanno proprietà espettoranti e grazie alle sue proprietà lassative, l'erba cipollina aiuta a combattere la stitichezza. Dell'erba cipollina si possono consumare anche i fiori, che hanno un sapore simile a quello della cipolla, e possono arricchire un'insalata mista dando anche un tocco decorativo. Le foglie possono essere usate nel soffritto al posto della cipolla e sono molto più digeribili. L'erba cipollina è conosciuta come pianta aromatica sin dall'antica Grecia, ma anche nei tempi attuali viene considerata una delle erbe aromatiche più coltivate e utilizzate in cucina per insaporire formaggi, uova, carne, pesce, sughi, minestre, omelette, insalate, patate e zuppe. È ottima anche cruda in insalata. Quando si utilizza sui cibi caldi, l'erba cipollina va aggiunta sempre all'ultimo momento, in modo da non farle perdere croccantezza e qualità nutritive. Molto prelibata, si è usata per legare e insaporire involtini di melanzane o per preparare l'insalata di fiori di erba cipollina con patate e uova sode. L'erba cipollina si può utilizzare per la creazione di tutte quelle ricette che richiedono l'uso della cipolla cruda. Ha un gusto più delicato, ma comunque saporito. Inoltre, l'erba cipollina aggiunge sapore a un piatto senza aggiungere calorie grassi o sale extra. Secondo alcune ricette, che gli elementi contenuti nell'erba cipollina aiutano a preservare la vista, riducono lo stress ossidativo degli occhi e rallentano il progredire della cataratta. L'erba cipollina possiede proprietà antimicrobiche, antibatteriche, antivirali, diuretica e depurative, antiossidanti ed è un ottimo rimedio contro la pressione alta. Viene usata anche come cicatrizzante e come antiscorbuto. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Cantare.
serenità è che lui chissà dure ti noghe cantare, cantare, cantare mai in sanotte su coro si perda questa L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi: elettrotecnica, informatica e meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, ti aspettiamo. Datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349-2979-172 oppure visita il sito serale itangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioi.ss@gmail.com. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione alle 23, in onda 24 ore su 24, anche sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.